Volevo dire semplicemente che io dall'inizio, dal periodo dell'istruttoria, che chiedo che si verifichino questi tre posti specifici che ha indicato il Melluso, ha detto il Bello, per vedere se veramente ci sono questi scalini da scendere in questo locale, per vedere se veramente il mio locale è nei pressi di Aveneto, per vedere se veramente questa casa io l'ho avuta nei pressi di Corso Francia. Sono tutte cose facilmente riscontrabili. Le ho chieste da un anno, continuo a chiederle, continuo a non averle indietro. Poi, per quanto riguarda il sedere di Gianni Bello, che io avrei toccato, gli avrei detto quanto sei bello, chi mi conosce sa che io il sedere potrei averglielo toccato alla sorella o alla moglie magari. Diciamo che libertà è anche solitudine. Questa è la verità, e quindi sono due cose uguali. Io con la solitudine ho un ottimo rapporto, so farmi compagnia da solo, mi fido quasi solo di me stesso, per cui chi sta meglio di me qua da solo? L'artista, il cantante, è come i greci, rimane un dio, cioè colui che riesce a restare per sempre in un ricordo di altre persone. Questo è l'immortalità, questo è essere eroi, questo è essere miti. Ovviamente per diventare un mito ci vogliono due coglioni così, e quindi ci vogliono personaggi che abbiano carisma e forza come l'aveva Franco Califano. Se Califano fosse nato in Francia sarebbe stato valorizzato a dei livelli esagerati. Purtroppo noi in Italia, in questo paese qua, insomma, diciamo che avrebbe potuto essere molto più valorizzato di quello che è stato, perché era un elemento, cioè aveva una sensibilità che dimostra, cioè ha sempre dimostrato nei suoi pezzi più belli, che insomma ancora le persone ricordano. Purtroppo in Italia è sempre stato poco capito. Califano era prima di tutto per una questione proprio di rispetto e sensibilità che lui aveva per le persone che andavano ad ascoltarlo. Potrei citare mille episodi, mille aneddoti, non solo i concerti nei locali di Roberto Madei, dove il pubblico davvero era a mezzo metro da lui e lui cantava proprio per le persone che erano presenti. E poi per le persone che erano presenti si fermava. Il bello di tanti concerti che Califano erano proprio il dopo concerto, perché rimaneva con noi per ore, rimaneva con noi anche per chiacchierare e si dava senza remore alle persone che erano andate ad ascoltarlo. Califano l'ho sentito ogni giorno alla Zanzara, perché l'intro del programma da tanti anni, primo perché è stato sempre un mio idolo, l'ho conosciuto anche se poco negli ultimi anni della sua vita, e dunque ho deciso un po' di mettere quel piccolo frame di Tutto il resto è noia, perché è un po' lo spirito della trasmissione. Sarebbe stato curioso e bellissimo avere Califano in questo periodo della Zanzara, la Zanzara degli ultimi anni, diciamo la Zanzara trasgressiva che affronta problemi che riguardano il sesso, la società, la politica con un linguaggio diverso. Ecco, Califano sarebbe stato un ospite perfetto, un protagonista perfetto, il Califano, diciamo, degli anni, anche il Califano degli anni 90. Califano aveva una dote che pochi hanno, cioè sapeva ascoltare la vita degli altri. Ne era curioso, ne era ghiotto, ma sicuramente anche perché grazie a questo poi riusciva a scrivere quelle parole uniche. Lui era forse uno dei primi che ha capito che le rockstar non esistono. Lui era la rockstar di strada, ma è così che deve essere. Lui scriveva di quello che gli capitava, e negli anni 60, 70 probabilmente evitava di parlare della politica perché la politica era sfruttata. Possibilissimo che magari ripercorrendo appunto le biografie di Califano possano venirmi in mente delle cose. E ovviamente il fatto che appunto lui avesse questa frequentazione con le borgate, con la gente semplice, io lo trovo una cosa che lo lega sicuramente alla figura di Pasolini e forse anche ad altre persone. Sono le cose che considero sempre in maniera estremamente positiva, perché vedo queste persone che proprio nella loro grandezza è proprio lì che loro, non che si ricordino, ma che si ricongiungono con la popolazione più semplice in qualche maniera, perché automaticamente gli diventa più vicina. Forse sono le persone più grandi che riconquistano quella semplicità che chi è invece nella volontà di raggiungere certe posizioni si dimentica. I più grandi alla fine lo sono anche perché hanno saputo mantenere
questo contatto molto forte con un senso originario della vita. Una volta a Califano aspettavamo sempre in una piazza di Roma l'arrivo di un amico che tardava, no? Che era innamorato di una. Sempre aspetta questo, aspetta quella, stiamo aspettando l'amore, ecco, aspettando l'amore, aspettando l'amore. Facciamo una canzone così, aspettando l'amore. Aveva in mente, lui quindi già aveva intenzione di partorire questa poesia, però aspettò la musica. Io quindi composi questo aspettando l'amore, la prima frase poi proseguì, e lui poi buttò giù un testo che evidentemente aveva già elaborato e poi è nata una canzone. Ecco, non c'è proprio una regola, non esiste assolutamente. Molti pensavano che in alcuni atteggiamenti, alcuni comportamenti, in tante dichiarazioni ci fosse molta superficialità da parte sua. Dopo qualche anno che non c'è più, rivivendo tanti momenti, io mi accorgo che la superficialità è parente stretta invece della saggezza. Lui non era superficiale, era saggio e ha dimostrato questa sua saggezza in tantissimi momenti. Penso al suo essere ironico ed autoironico. Anche quando parlava di vicende tristi che avrebbero fiaccato qualsiasi essere umano. E lui era capace a scherzarci sopra. L'ho conosciuto che ero giovanissimo, naturalmente, 19 anni, stavo uscendo dagli studi classici del conservatorio e andai in un piano bar a Roma a fare una cortesia ad un amico che non poteva andare quella sera. E io non ero capace a fare il piano bar, ma ero un pianista e quindi ho detto, vabbè, qualcosa inventerò. Quel locale lì era di Califano e da lì, dalla sera stessa non ci siamo più separati. Tutto quello che sono cresciuto da quando avevo 19 anni a oggi, artisticamente chiaramente lo devo per gran parte a Califano, perché formandomi anche come uomo attraverso poi mille esperienze avute con lui e mille insegnamenti, poi mi hanno formato anche artisticamente, chiaro. Sì, il presidente. Buongiorno presidente, dimmi. Tutto bene? Niente, la campagna è conclusa, abbiamo uno squadrone. Basta che non mi fate più casini. No, fatemi stare tranquillo, non mi rompere le palle quell'altra volta. Adesso faccio parlare pure con il mio socio che è arabo. Mi sono procurato il numero di telefono, l'ho chiamato, gli ho detto che avevamo intenzione di fare un videoclip e gli ho spiegato che in realtà non volevamo fare un videoclip tradizionale raccontando quello che dicevano le parole, ma semplicemente che avevamo un'idea un po' particolare, no? E gli ho raccontato il nostro soggetto, lui era abbastanza divertito, quindi io devo fare il presidente un po' in trallazzone, gli faccio sì, è sua figlia, che poi è la nostra cantante, sarà quella che viene a controllare che la squadra va bene. E lui fa sì, vabbè, d'accordo. Ci siamo messi d'accordo e poi ci siamo visti sul set. E mi ricordo una disponibilità totale, assoluta, abbiamo parlato quel giorno di musica, abbiamo parlato di quello che stavamo facendo, ci ha raccontato dei suoi progetti, era estremamente disponibile, un'umanità assolutamente diretta, assolutamente non mediata. Tranquillo Franco, la tua poltrona resterà tua in tutte le case dove sei ancora tanto amato e quella tua cazzo di voce roca risuonerà imperturbata nelle nostre orecchie a ricordarci che tu sei definitivamente nostro.